Credo che in qualche maniera interpreti tutti i vari sentimenti, necessità e tra l'altro tutte le esigenze che scaturiscono dal tempo, no? Dicevo prima il sindaco ci vorrebbe più tempo, ma se ne lamentava Plauto più di 2000 anni fa, penso che non riusciremo a risolvere il problema oggi. Però effettivamente ci sono, come diceva prima il professor Mauro, tante questioni di carattere filosofico o tecnologico o scientifico, quindi anche a livello artistico e letterario, che si rivolgono al tempo. L'idea di studiare Matelica come città del tempo è nata da una coincidenza. Il tempo fa anche questo a volte. Mentre si insediava la nuova giunta, appunto l'assessore Giovanni Ciccardini, che aveva intenzione di valorizzare il globo di Matelica, nello stesso anno andavamo in stampa insieme a un amico romano con un testo di un matericese manoscritto che avevamo ritrovato nell'archivio storico diocesano. E da lì praticamente si è avviato un percorso che ci ha fatto incontrare con Oronzo e ci ha portato praticamente a pensare a qualcosa che potrebbe essere un percorso vero e proprio, un itinerario turistico in una delle città del tempo delle Marche. Effettivamente nelle Marche ne abbiamo tante, ma non solo. Iniziamo proprio con l'idea di la luce e la città del tempo, perché effettivamente la luce è sicuramente uno degli elementi fondamentali quando si parla di tempo e per un artista sicuramente è uno degli elementi chiave. Ecco, già il nome Matelica, secondo un'analisi che fece Romualdo Sassi negli anni 50, forse anche un po' prima, storico fabianese, l'idea di Matelica o Matilica, come si chiamava anticamente, e Col de Mato o Col Matuti, il nome di Col Amato, dovevano essere collegati, tanto che gli venne pensata l'idea di Mater Matuta, la dea madre, raffigurata appunto senza volto, senza una vera e propria sembianza sulla destra, e che era associabile all'idea quindi dell'aurora, della fertilità dei terreni, a qualcosa di sacro che doveva trovarsi da queste parti. Il legame effettivamente tra Collamato e Matelica è sempre stato abbastanza stretto. E quindi l'idea del tempo e della luce che nasce con l'alba di ogni cosa, perché l'aurora rappresenta anche la nascita, quindi la fertilità, effettivamente ci stava. E ovviamente la scoperta nel 1985 di questo oggetto straordinario che, come diceva appunto Platone, l'astronomia costringe l'anima a guardare oltre e ci conduce da un mondo ad un altro, effettivamente ci porta avanti tanti discorsi. Poi, come vedete appunto nel grafico, si aprono altre questioni che sono collegate a livello scientifico con questo strumento per il quale già abbiamo fatto degli incontri e effettivamente se ne potrebbe parlare ancora per settimane, mesi volendo, perché effettivamente a livello scientifico apre tante questioni. Ma nel tempo, ovviamente la questione della luce, dello spazio, è stato rilevante soprattutto, immaginatevi, nel mondo medievale. Innovazione a livello anche di studi sulla matematica e la mnemonica. Uno dei personaggi più insigni è stato sicuramente Egidio Sernicoli, quello che vedete in fondo a sinistra, abate tra l'altro generale dei Benedettini a Monte Cassino, originario di Matelica, è stato colui che ha salvato la stessa Sindone da una censura dopo il Concilio di Trento, ma in particolare era considerato uno dei più grandi matematici dei suoi anni e è stato l'autore, ad esempio, della meridiana che si trova sul campanile del monastero benedettino di San Procolo. Se andate a Bologna, oggi dovrebbe essere diventato poi